Un calcio alla crisi che dura da troppo tempo è quello che chiede Colombo alla sua squadra. 11 giornate nelle quali il Pescara ha conquistato la miseria di 8 punti, peggio hanno fatto solo Andrea 7 e Viterbese 6. In questo lasso di tempo l'11 biancazzurro sembra essersi dissolto, segna col contagocce, subisce troppo, non ha più un'identità dopo la figuraccia col Foggia, il pari esterno col Monterosi sul vituperatissimo campo di Viterbo. A prescindere dallo stato del terreno, il Pescara ha giocato male, un trend che perdura da un bel po', bisogna prendere atto di questo e cercare di invertire la rotta. Guai a dare ulteriori alibi, tipo avremmo meritato lo 0-3 a tavolino per le proibitive condizioni del fondo, parole del DS dell'Icarri che non condividiamo affatto, tra l'altro ci vuole anche rispetto per gli avversari. Contro il Potenza Colombo si gioca tantissimo, come anticipato il tecnico lombardo lancia il neo biancazzurro Davide Merola e conferma il 4-2-3-1 piuttosto elastico. In fase di non possesso Rafià, trequartista di ruolo, si alzerà in pressione sul metodista avversario. Naturalmente il franco tunisino è chiamato a dare una mano al centrocampo biancazzurro, ma sarà soprattutto lui insieme con Merola ad innescare Vergani, preferito all'ex Lescano, e Marco Delle Monache, appena diventato maggiorenne. La notizia, Cuppone, altro ex, inizialmente ai margini, pronto comunque l'attaccante sorrentino a dare il suo contributo in corso d'opera. Assenti Pellacani, Gozzi, Mora e lo squalificato Brosco, il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Grosso, Boben e Crescenzi, il rientrante Craia e Giabua nel cuore del reparto nevralgico, davanti Merola, Rafià e Delle Monache, tutti e tre alle spalle di Vergani. È irrilevante non avere le conoscenze di un gioco che dobbiamo comunque ritrovare e migliorare, e allora è preferibile buttare chi sta meglio di testa piuttosto che magari ha più qualità o più conoscenze, mettetela come volete, ma credo che oggi il valore aggiunto sia una leggerezza che qualcuno ha e qualcun altro ha meno. Potenza reduce dal pesante KO interno con l'Avellino, ben 14 pareggi in 25 incontri, pochi successi 5, 6 KO, 2 in meno del Pescara, subentrato Siviglia a partire dall'undicesima giornata, Giuseppe Raffaele, un ritorno sulla panchina lucana, deve rinunciare all'infortunato Murano, ripensamento sul sistema di gioco, sarà ancora 3-5-2 e non 4-3-3, il probabile 11, Gasparini tre pali in difesa, Rocchi, Girasole e Verrengi. Sulle fasce Asiosbanovic e Volpe, a centrocampo Steffè, vertice basso del triangolo completato da Riccardi e l'Aquilano del Pinto, ex giovanili del Fino. Nella terra di nessuno, l'atteso ex Nando del Sole a ridosso di Caturano, 12 gol in campionato, alcuni davvero molto belli, da urlo quello realizzato nelle immagini contro la Gelbison lo scorso 15 gennaio. Sarà probabilmente panchina per l'altro ex Andrea Di Grazia. Ha nel DNA la voglia di fare gioco, di palleggiare, perché guardando i dati è sempre stata una delle squadre con la più alta percentuale di possesso palla. Sicuramente non possiamo commettere l'errore di pensare che sia semplice o facile, visto il nostro momento e soprattutto anche dal fatto che hanno anche per loro si arriva da una settimana, o meglio da un mercoledì non semplice. Precedenti, le immagini delle ultime due sfide in Abruzzo sul neutro dell'Aragona di Vasto. 7 dicembre 2008, il Pescara di Galderisi si impone in rimonta, sblocca Nolè, sale in cattedra il portiere biancazzurro Lorenzo Prisco che sventa il penalty calciato da Cozzolino nella ripresa, pari di Zeutu Live e gol partita di Giorgio Di Vicino su calcio di rigore. Sempre in C all'Adriatico, stesso risultato il 2 maggio 2010, davanti a Giovanni Galeone e a Max Allegri. Diagonale chirurgico di Marco Sazzovini, nel secondo tempo raddoppio di Danilo Soddimo per il Potenza, accorcia De Simone, finisce 2-1.